Buona giornata e benvenuti ad Ore 12. Un saluto anche a Giovanni Palisto. Buongiorno anche Cristina Coppola. Bellissima stella di Natale accanto a non te. Non ho l'aureola ancora, no? L'aureola non ce l'hai ancora, ti arriverà prossimamente. Eh beh, certo, lo dopo immagino. Dopo 2 anni e mezzo che lavori con me in questo programma, direi che te la meriteresti. Sì, ma di questo avremo modo poi di approfondire meglio. Benvenuti, ultimo giorno di questo novembre 2016, incredibile, anche oggi il nostro studio più che mai addobbato, come vedete gli addobbi resistono. Beh, gli addobbi resistono, ieri, vabbè, speriamo ma che... scusa, guarda che bello, almeno fino ma al soprattutto 25. Le nostre stelle di Natale, perché voglio ricordare l'impegno che anche noi vogliamo mettere, comunque vogliamo contribuire a ricordare questo appuntamento con l'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, che appunto come ogni anno darà la possibilità di acquistare una stella di Natale e contribuire quindi alla ecco. All'AILA, ecco, la stella di Natale grafica, che arriva. Abbiamo una grafica digitale. Abbiamo una grafica, mostriamola, ecco la grafica. Vedete, grazie, la regia e allora per la ricordiamo, grafica. 5, 6, 7 dicembre negli ospedali di Crema, Cremona e Casalmaggiore e poi in oltre 100 piazze della provincia di Cremona l'8, il 9 e il 10, 11 dicembre. Un contributo per una buona stella per ogni malato di leucemia. A proposito di contributi, la Fondazione Mission Bambini, che già qualche anno fa, una decina d'anni fa, ha dato vita al progetto Cuore di Bimbi con l'obiettivo di salvare i bambini cardiopatici dei paesi più poveri, prosegue con un'altra iniziativa il 3 e 4 dicembre, quindi sabato e domenica, sarà in piazza per appunto salvare i bambini cardiopatici con un piccolo panettone, soffice cuore, un piccolo gesto che dura una vita. E quindi poi più tardi nel corso della nostra trasmissione avremo tutti i dettagli di questa iniziativa, e non è l'unica portata avanti dalla Fondazione Mission Bambini. In particolare ce n'è una che la vede protagonista insieme alla Fondazione Marcegaglia per ristrutturare alcune aule scolastiche, poi ne parleremo. E parleremo anche del villaggio di Babbo Natale, una iniziativa che torna anche quest'anno ad Isola Dovarese. Vi racconteremo tutti i particolari e tutti gli appuntamenti che riguardano questa bellissima iniziativa insieme ad una delle organizzatrici. Oh, a proposito, oggi molti giovani nei nostri temi, molti giovani anche nei nostri studi che tra un po' incontreremo. Parleremo anche di due giorni, domani e venerdì, che si chiama Young Girl Context, è giunto alla seconda edizione all'auditorium della Camera di Commercio. Il tema quest'anno è tra relazione e virtuale, come affrontano i giovani il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Un appuntamento organizzato dal Comune, Informa Giovani, dall'azienda sociosanitaria, dell'Agenzia Tutela della Salute, in collaborazione con la Prefettura e con il contributo del Rotary Club. E più tardi presenteremo meglio questi due giorni. Uno sguardo anche a quella che è la programmazione della nostra emittente, ne parliamo rapidamente ora, poi magari ci torneremo anche nel corso della nostra puntata di oggi, perché andrà in onda una nuova puntata stasera alle 20.30 di Pronto Dottore, trasmissione in diretta come sempre condotta da Federica Bandirali, e poi alle 21.30 un nuovo appuntamento con la trasmissione tutta dedicata al volley sotto rete condotta da Simone Arrighi. Diamo uno sguardo anche a quelli che saranno gli ospiti di stasera, la schiacciatrice Anastasia Guerra, poi ci sarà un scout Antonio Orlandi, Mauro Vigna, telecronista delle partite appunto della POMI. E poi collegamenti con Monza, dove si gioca Luigi Nord Meccanica per prossima avversaria proprio della POMI. Volevo ricordare anche un altro ospite prestigioso che incontreremo tra poco, perché non solo giovani ma anche meno giovani, torna infatti una campagna promossa dalla Polizia di Stato intitolata Aiutateci ad aiutarvi, dedicata proprio alle truffe agli anziani. Partirà domani sulla nostra emittente una campagna con degli spot molto molto simpatici in dialetto cremonese, molto divertenti sì. Che appunto ricordano le situazioni più pericolose nei confronti delle quali i meno giovani, diciamo così, devono stare molto attenti, e quindi questi spot vi ricorderanno quando stare attenti per evitare le truffe purtroppo sempre più frequenti
appunto tra gli anziani. Tra poco presenteremo questa campagna con il questore di Cremona. Però parleremo anche di un altro argomento. Oggi l'orientamento dei giovani è sempre più importante, lo è a vari livelli, perché anche a scuola adesso si comincia già a pensare comunque al mondo del lavoro e al futuro. Ci sono tanti progetti, uno dei progetti ve lo vogliamo presentare stamattina ed è organizzato dal comitato della piccola industria, piccola e media industria dell'Associazione Industriali di Cremona. Sono tante classi, tante scuole che sono andate a visitare addirittura 32 aziende del nostro territorio. Allora ne parliamo con il vicepresidente della piccola industria e delle associazioni industriali, Michel Solzi, che è venuto a trovarci, PMI Day. Buongiorno Michel, buongiorno, benvenuto. Cristina. E allora, stai pure comodo? E allora, PMI Day che cosa significa e qual è il progetto? PMI Day è un programma, è un progetto nazionale al quale il comitato di piccola di Confindustria di Cremona, presieduto da Manuela Bonetti, ha aderito fortissimamente. E ci siamo impegnati non solo noi del comitato, ma un ringraziamento ovviamente va a tutta la nostra segreteria che ha contattato le aziende, che ha contattato gli studenti. Abbiamo coinvolto 32 aziende, non solo piccole, abbiamo quest'anno pensato anche, sono entrate anche delle aziende di dimensioni diverse per far conoscere anche ai ragazzi le varie entità. Abbiamo, tra insegnanti e studenti, abbiamo coinvolto circa 1200 persone sul nostro territorio, direi una cosa abbastanza importante. A livello nazionale i dati sono estremamente confortanti, perché si parla di 40.000 studenti coinvolti e di 950 aziende coinvolte. Quindi vuol dire che le aziende sentono il bisogno di far entrare all'interno dei loro ambienti i ragazzi, in modo che possano capire, conoscere le aziende e capire quale sarà il futuro di queste aziende e quali sarà cosa potranno svolgere in queste aziende e quali saranno i fabbisogni delle aziende nei prossimi anni. Intanto noi stiamo vedendo proprio delle fotografie di quelle che sono state le visite delle scolaresche cremonesi nelle aziende appunto di Cremona. È molto bello quello che dici, che le aziende sentano il bisogno di far entrare i giovani, ma è anche altrettanto bello che le scuole sentano il bisogno di far avvicinare i giovani al mondo del lavoro, perché è una cosa che sappiamo che per anni, per decenni è stata una delle forse grandi pecche, no, della scuola italiana. Certo, sicuramente, oltretutto adesso anche con il progetto alternanza scuola-lavoro, che dà la possibilità a degli studenti di poter entrare nelle aziende e vivere non solo una giornata di visita, che è sicuramente interessante, ma vivere esattamente l'azienda e vivere e capire esattamente come gli imprenditori, i piccoli imprenditori ma anche i grandi, entrano in questa azienda la mattina e escono alla sera tardi, ci mettono tutto il loro cuore, tutta la loro anima insieme ai loro collaboratori per superare comunque questo momento di crisi che c'è stata dopo il 2010 in tutta Italia e che ha toccato ovviamente anche il nostro territorio. No, ricordo il nostro territorio, dove abbiamo comunque delle grosse eccellenze nell'agroalimentare, nel metallurgico, nella cosmesi, nell'informatica, quindi stiamo parlando di, e quindi è anche giusto che i ragazzi delle nostre scuole capiscano che in provincia di Cremona sono tante aziende che sono delle grandi eccellenze. E non c'è poi bisogno sempre di correre all'estero, come tutti dicono, di allontanarsi, ma ci sono tante opportunità, ci sono tanti lavori nuovi che queste aziende hanno bisogno e di nuove figure da inserire negli organigrammi delle aziende. E allora Michel, siccome per fortuna, fortunatamente, anche la nostra azienda ha aderito proprio a questo progetto e quindi abbiamo già avuto in visita lunedì scorso una scolaresca ed un'altra è proprio oggi nei nostri studi, vedo anche uno studente un pochino più attempato che non è un insegnante ma naturalmente li ha raggiunti, perché Giovanni Palisto adesso è in questo momento nella nostra tribunetta insieme alla terza A servizi commerciali. Tento di camuffarmi, se ci provi. Che ma non sono, ti riesce. Tiro un po' sulla media, si vede? Sì, forse un pochino sì, però magari ancora qualcosa da imparare a scuola. Ah, quello sempre, non si finisce mai di imparare, per fortuna. E allora, eccoli qua, i ragazzi che oggi sono in visita alla nostra emittente, alla nostra azienda, si tratta dell'Istituto Einaudi, terza A, servizi commerciali,
E ragazzi molto bravi, vedete, molto silenziosi, anche in classe sono veramente silenziosi in maniera altrettanto valida e attenta, insomma sono sempre così. È vero Beatrice? Siete sempre... Microfono? Siamo molto silenziosi, molto bravi. Come va la visita questa mattina? Bene, bene, è stato molto interessante. Abbiamo capito molte cose, ci siamo proiettati molto sul mondo del lavoro, su questa azienda. È stato veramente molto interessante. Un altro molto silenzioso in classe è Matteo, proprio è quello più certo. Calmo. Ciao Matteo, allora cosa hai visto di bello questa mattina? Ho visto degli studi che non avevo mai visto, dei luoghi che non erano conosciuti per me. Mi sono molto piaciuti e è stata una bella esperienza. Allora, 16 anni, 17, no, 16 anni. Allora, adesso dico una cosa che mi tiro un po' la zappa sui piedi. Guardate ancora la TV? Perché sì. Qui tra smartphone, YouTube, eccetera. No, abbiamo ancora qualche speranza. Certo. Ok, meno male. Hobby? Sport? Io come hobby ho la palestra. Ah, quindi non già stai pensando al lavoro, cos'è? No. Palestra, la vuoi lavorare in palestra quindi? Sì. Ok, si parla molto di alternanza scuola-lavoro, anche da voi è arrivata? Sì, sì, certo, quest'anno intraprenderemo la prima esperienza e con la professoressa stiamo decidendo i luoghi dove potremo affrontare questa esperienza. Ma in terza tu hai già le idee chiare? Sinceramente no, però oggi è stato molto utile perché non sapevo... Sinceramente, hai scoperto queste cose, sì. Matteo, sì, sì. Tu hai idee chiare? No, io no, non ho le idee chiare. Allora, qualcuno che ha idee chiare? Io da grande farò? Bene, perfetto, molto bene. Andiamo avanti, facciamo la domanda di riserva. Abbiamo due professoresse, Fioretti e Caporali, che già con una professoressa che si chiama Caporali, insomma, voglio dire, bisogna stare attenti. Professoressa, allora, hanno le idee chiare questi giovani o questa alternanza scuola-lavoro sarà utile? Finora non credo che abbiano le idee chiare, ma sicuramente da oggi un pochino di più, perché hanno visto un ambiente sicuramente interessante. E allora, anche la sua collega... Visto un ambiente interessante, anche perché magari cerchiamo anche di capire qual è l'obiettivo, no? Poi lasciamo passare il microfono intanto alla collega. L'obiettivo è proprio quello, far capire ai ragazzi quali sono le aziende, quali sono le mansioni, le varie mansioni e che screening di aziende ci sono sul nostro territorio. Quindi è molto importante. Noi speriamo che queste 1000 persone che hanno visitato tanti tipi di aziende, le idee un pelino più chiare di prima le possono avere o comunque abbiano capito cosa vuol dire fare azienda, cosa vuol dire lavorare all'interno di un'azienda, collaborare con altre persone e quindi interagire. Ma poi avete un feedback di come sono andate le cose? Saranno magari le insegnanti a raccontarvi come sono andate? Sentiamo magari l'altra professoressa, in che modo cercherete di comunicare all'associazione che vi ha dato questa opportunità come sono andate effettivamente le visite? Noi abbiamo già da tempo rapporti consolidati con l'associazione perché comunque la nostra scuola, al di là di questo progetto specifico, ha già nella sua storia un'apertura al territorio ed esperienze di alternanza scuola-lavoro da tanto tempo, che prima si chiamava stage. Io reputo che questa esperienza sia un'esperienza interessantissima sia a noi come insegnanti perché crea ovviamente stimoli e soprattutto anche per i ragazzi perché è un modo per loro di ripensare i contenuti che si vedono tra i banchi, tante volte un po' noiosi, in un'ottica diversa. È poi ripensare anche la propria esperienza professionale e anche umana, perché io da queste realtà, cioè di visita aziendale, parlo sempre poi con i ragazzi e vedo che ciò che li cattura molto è anche l'esperienza di vita, l'esperienza di percorso professionale che anche oggi hanno avuto modo di vedere, che li coinvolge molto. E allora i ragazzi... Beh, certo, non è facile, diciamo, per i docenti, soprattutto a questa età, tentare di evidenziare quelle che potrebbero essere le loro attitudini, no? E poi anche di valorizzarle, insomma, è un impegno notevole. Sì, è un impegno notevole perché ogni soggetto poi ha la sua storia, le sue caratteristiche. Devo dire che una nostra
restituzione dell'esperienza di alternanza è che tante volte dalla restituzione che abbiamo dalle aziende, perché chiaramente dopo loro restituiscono sia il profilo professionale che umano, abbiamo modo di ripensare e ridiscutere con i ragazzi e tanti nostri intuiti, sarà l'esperienza, sono confermate. È sempre comunque un percorso in sinergia molto utile. Molto utile, insomma, mi pare che sia utile anche appunto questo scambio promosso appunto dagli industriali di Cremona e poi anche ormai all'interno da più di un anno dei programmi scolastici con l'alternanza scuola-lavoro, insomma. Cristina. Sì, ma come vengono scelte le scuole? Come avviene la scelta? Cioè la scuola sceglie l'azienda o l'azienda a scegliere la classe? Diciamo che vengono contattate le aziende che si mettono a disposizione, come avete fatto gentilmente voi, per due classi, si sentono i vari istituti, diciamo. Per farti un esempio, l'ITIS, il professor Filippo Moglia, ci ha portato 11 classi, quindi a seconda dell'indirizzo anche dei ragazzi si cerca di mandare sull'azienda più mirata sullo studio che sta portando avanti lo studente. Quindi c'è un'interazione, esattamente, la nostra segreteria ovviamente cerca di lavorare al meglio, poi è ovvio che in certe realtà, magari nei paesi, è chiaro che la terza media va nell'azienda che si è proposta anche per problemi di spostamenti e tutto il resto, però si cerca sempre di mirare. Ci sono aziende classe. Più ambite rispetto ad altri, più richieste? No, diciamo è sempre buona... interessante, perché qualunque azienda, qualunque cosa faccia, dall'agroalimentare alla chimica, come dicevo prima, alla metallurgia, è sempre interessante vedere, perché comunque la maggior parte di questi ragazzi non sono mai entrati in un'azienda e non sanno i vari passaggi che avvengono all'interno, che c'è il commerciale, c'è l'amministrativo, poi c'è la progettazione e tutto il resto. Quindi io credo che sia comunque, qualunque tipo di azienda questi ragazzi vadano a visitare, sarà sempre interessante, perché i passaggi in qualunque azienda ci sono, che si produca certo, patatine o qualunque cosa, ma che... più che altro anche gli imprenditori del nostro territorio hanno piacere a far conoscere le proprie aziende, a far entrare i ragazzi. Se ce ne fossero anche di più l'anno prossimo saremmo ben felici. Esatto, e quindi il progetto sicuramente proseguirà. Invece dei ragazzi vorrei sentire se cosa faranno loro poi successivamente, se dovranno fare magari un tema, preparare delle schede, non lo so, dare comunque un feedback finale di quello che hanno visto. Dovrete c'è in qualche lavoro. Modo produrre un resoconto finale, vi hanno detto, sì, è possibile, sì. Professoressa? Sì, faremo una riflessione quest'anno, tra l'altro anche col supporto della dottoressa Bruschi di Informa Giovani, che ci ha condotto in questo progetto, e chiaramente ovviamente una relazione che sarà valutata. Sì, attenzione, poi i voti, ci saranno i voti. Però questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro, poi di fatto, in parte, diciamo, è una sorta di versione moderna di quello che una volta era andare a bottega. Insomma, molti anni fa, durante magari la stagione estiva, c'era più spazio per i lavoretti. Ecco, adesso i lavoretti sono stati abbandonati. O si fa una cosa ufficiale o non si fa nulla. Ma tipo, qualcuno di voi ha già avuto qualche esperienza lavorativa, si è avvicinato, si è, non so, il classico barista, dallo zio a falegname, non lo so, qualcuno quest'estate ha fatto o intende fare la prossima estate qualche cosa di questo tipo? Panico. Ecco, credo, già quello, no? Forse anche tu, come predisposizione. Giovanni, tu sei andato a bottega, tu hai io fatto qualcosa da ragazzo? Io ho venduto le hamburger, ho fatto il muratore, ho fatto un po' di tutto. Quindi, ecco, magari ma erano un altri po' tempi. Questa è... Erano altri tempi, erano forse altri tempi, oggi non si può neanche più tanto, oggi non no? si può, non si può. Oggi non si può, fermi tutti. O si fanno le cose ufficiali o non si fa. Certo, non perché le assicurazioni, tutto il resto, certo, se no si incorre in rischi... Quelli che un tempo non c'erano, tempo non venivano c'erano neanche perché, calcolati. Perché, parliamoci chiaro, da ragazzi abbiamo fatto tutti qualche stupidata. Ricordo studente primo anno di università, con degli amici avevamo preso un piccolo appalto della distribuzione delle rubriche del telefono nei palazzi e ci eravamo praticamente pagati le vacanze...
però allora si poteva fare. Oggi ci sono le oggi assicurazioni, più diventa difficile. Tutto più complicato. Però insomma incoraggiamoli, comunque pensateci perché potrebbe essere anche quello molto utile. Bene, direi che possiamo salutare i nostri amici della terza, delle Einaudi, terza servizi commerciali. E quindi servizi commerciali alla fine, Matteo, cosa andrete a fare? Andremo a fare gli impiegati o magari... Cioè, comunque stare chiusi in un ufficio e... No, no, c'è una contestazione. No. Ma le tue ambizioni? Io non ho ancora delle ambizioni ben fisse. Però... Godertela, e vabbè, ma se... a 16 anni. A 16 anni ci sta. Va bene ragazzi, in bocca al lupo, grazie. Grazie anche alle professoresse Caporali e Fioretti e salutiamo anche per l'Informa Giovani la dottoressa Bruschi. Grazie Cristina. E salutiamo anche Michel Solzi, grazie di essere venuto con noi e quindi avanti così con grazie. L'associazione industriale che prosegue con questa che di fatto è una vera e propria mission. Sicuramente proseguiremo, oltretutto oggi sarebbe l'ultimo giorno ma avremo ancora un paio di visite per dei ritardi in alcune aziende, quindi siamo felici di quello che è stato fatto, ringraziamo anche ora Informa Giovani di Cremona che ha collaborato con noi, con il Comune, tutti i professori, tutte le scuole che hanno collaborato con noi e un ringraziamento ovviamente a Cremona 1 che oltre ad aver messo a disposizione l'azienda per la visita ci ha dato l'opportunità di essere qui a presentare il PMI Day a tutta la provincia di Cremona, quindi grazie ancora Cristina di averci invitato. Grazie Michel, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, a tra poco con altri ospiti qui nel salotto di ore 12. Di nuovo in diretta a 12 e 26 minuti dagli studi di Cremona 1, adesso per presentare un'iniziativa che ci fa molto piacere raccontarvi in anteprima, un'iniziativa che è stata ufficialmente presentata poco fa in questura e che ci vede direttamente coinvolti. La questura di Cremona infatti ha pensato ancora una volta di porre grande attenzione nei confronti dei meno giovani e quindi parte una campagna per limitare e prevenire le truffe agli anziani. Ne parliamo con il dottor Gaetano Bonaccorso che è il questore di Cremona. Buongiorno, bentornato dottor Bonaccorso. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Grazie. Accanto a lui abbiamo il capo di gabinetto, il dottor Angelo Lonardo. Buongiorno. Buongiorno anche a lei e poi abbiamo Alceste Bartoletti e Palmiro Fanti che sono rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo grafici, tipografi e cartotecnici dell'associazione Artigiani che ha collaborato a queste iniziative. Intanto vi mostro subito come ha collaborato grazie alla stampa di questo pieghevole che vedete si intitola Aiutateci ad aiutarvi con il simbolo della Polizia di Stato e con questi disegni molto simpatici. Dottor Bonaccorso, allora qual è l'obiettivo di questa campagna? L'obiettivo è comunicare sicurezza con la maggiore diffusione possibile. È un progetto che già abbiamo realizzato lo scorso anno attraverso numerosi incontri con i soggetti deboli, anziani e anche meno giovani, non necessariamente solo anziani. Diciamo che i truffatori non fanno grandi distinzioni. Non fanno grandi distinzioni, una volta individuata la vittima, certo. va bene qualunque sia l'età. E, abbiamo già avviato lo scorso anno con grande successo, non soltanto di partecipazione ma anche di risultati. E quest'anno abbiamo cercato di dotarci di uno strumento utile a diffondere ancora in modo ancora più capillare la comunicazione di sicurezza che intendiamo appunto rendere nota ai soggetti, alle potenziali vittime. Ecco, quindi non soltanto questo appunto pieghevole che in qualche modo ricorda 8 situazioni tipiche ricreate ad arte dai truffatori, ma anche degli spot molto particolari, no? Sì, infatti abbiamo in realtà creato, abbiamo voluto creare le vicende che più sono ricorrenti come fenomeni criminali. In realtà l'obiettivo è quello di delineare l'identikit, le metodologie comportamentali dei criminali per renderli noti, quanto più possibile noti e quindi a questo scopo per poterli evitare. Poi grazie alla collaborazione di Cremona 1 abbiamo realizzato una simpatica videoclip che utilizzeremo
per diffondere attraverso gli schermi, vedremo anche dei centri commerciali e comunque dei posti dove, che sono luoghi di concentramento soprattutto degli anziani, per appunto per raggiungere questo obiettivo di massima diffusione possibile. Ecco, ulteriore caratteristica e curiosità di queste clip che adesso in parte vi mostriamo, ulteriore curiosità è data dal fatto che c'è la versione cremonese, quindi è stata, come dire, personalizzata grazie alla voce di Agostino Melega, c'è questa interpretazione appunto in cremonese e si immagina che appunto l'utilizzo del dialetto possa in qualche modo colpire maggiormente proprio coloro che, diciamo, sono meno giovani e quindi hanno anche maggiore dimestichezza con il dialetto. E allora sentiamo uno degli 8 spot che da domani cominceranno a girare sulla nostra emittente. Potremmo proporre la situazione che vede di fatto i truffatori, bene o male, quasi sempre in coppia. Vediamo un po'. Ricordeve ben che i lader, i laura quasi sempre in du. Un elve faci ciarà e l'alter elve friga. Ricordatevi che solitamente i borseggiatori agiscono in coppia. Uno vi distrae e l'altro vi sottrae il denaro. Aiutateci ad aiutarvi. Campagna di promozione per la sicurezza dei soggetti deboli della Polizia di Stato, Questura di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. E così anche con la voce di Stefano Duchi in italiano e di Agostino Melega, appunto c'è anche la versione dell'italiano. Molto, molto divertente, dottor Buonaccorso. Eh sì, anche questo è un metodo e un escamotage per diffondere quanto più possibile, per far arrivare il messaggio veramente a tutti, perché poi l'obiettivo è che tutti siano efficacemente informati, perché tutti diventino divulgatori di sicurezza e soggetti attivi, capaci di sventare il tentativo di truffa. Ecco, tra l'altro da ricordare giustamente che di fatto viene riproposta questa campagna, anche se in termini diversi, una campagna che prevedeva e presumo preveda ancora gli incontri diretti, no, con gli anziani, cioè quindi voi organizzate questi incontri durante i quali appunto i soggetti, diciamo, più deboli vi possono rivolgere domande e chiedere consigli. Sì, direi che quello è il nucleo fondamentale, certo, del progetto, che ovviamente sarà mantenuto. Noi faremo gli incontri anche quest'anno, preferibilmente presso i comitati di quartiere, però questo strumento ci servirà per raggiungere proprio coloro che non vengono agli incontri, perché il timore che possano diventare soggetti deboli è soprattutto rivolto a coloro che non vengono agli incontri, cioè a quei soggetti che si sono chiusi in se stessi e che non interagiscono, non si relazionano e che pertanto non ricevono la comunicazione utile per evitare questi fenomeni criminali in loro danno. E quindi, insomma, dovete andarli a raggiungere voi, questi diciamo un po' meno sensibili, un po' meno empatici, che non partecipano appunto magari a questi incontri e quindi non hanno poi gli strumenti per difendersi. Ecco, io volevo chiedere anche al presidente Alceste Bartoletti, al presidente del gruppo grafici, tipografi e cartotecnici dell'associazione Artigiani. Voi avete realizzato appunto questo opuscolo, è così? Sì. Buongiorno a tutti, abbiamo realizzato questo pieghevole e volevo cogliere l'occasione per ringraziare il signor Questore dell'opportunità che ci ha dato di mettere a disposizione della comunità, per questa iniziativa che reputiamo importantissima, le nostre capacità, le nostre professionalità. Quindi abbiamo confezionato i materiali che ci sono stati dati, sia da un punto di vista grafico che poi come stampa, e abbiamo prodotto questo pieghevole che, come tecnico della comunicazione, vorrei ricordare che è molto efficace, sintetico, ci sono pochi testi, scritti bene, l'uso dei fumetti accattivanti. Io credo che questo sarà letto da tutte le persone a cui questo pieghevole è destinato. Il nostro gruppo fa parte, lo ricordo, dell'Associazione Artigiani della provincia di Cremona, che aderisce a Confartigianato e quest'anno festeggia il suo 70°, quindi è per noi oltretutto un grande orgoglio di poter metterci a disposizione della comunità cremonese. Ecco, voi avete tra l'altro già collaborato con la polizia. Noi eravamo già stati interpellati e abbiamo risposto con grande entusiasmo in occasione del concerto della banda della Polizia di Stato che si è svolta a Cremona per la prima volta nella storia della città il 5 di giugno. Ecco, Fanti, ma questa cosa del dialetto è divertente. Ecco, quello lì forse sarà quello che
coinvolge un po' di più le nostre persone anziane, perché tanta gente, oltre ad avere la curiosità di dire ma lo leggiamo, vediamo, e sicuramente cercheranno di stare un po' più attenti delle volte, anche se quella gente che va a fare quelle dannate, rapini o imbrogli, sono più esperti che noi, è quello che alla fine con qualche scusa un po' subdola riescono sempre a, come dice il dialetto di Meliga, fregare, ecco, fregare la povera gente che veramente si fa imbindolare di quei malfattori lì, e certo, riescono. Ovviamente anche la questura non potrà sempre avere persone in giro a sorvegliare tutti gli appartamenti, però un opuscolo che può dare qualche mano, indicazione, certo, può aiutare molto. E poi questo è un po' quello che, no, si chiede, dice ma insomma non c'è la polizia in giro, come si può fare? Quindi ognuno di noi deve poi insomma farsi carico della propria difesa in qualche modo, insomma dobbiamo avere gli strumenti per almeno avere un minimo livello di autodifesa. La polizia ci sarà sempre, sarà ovviamente a disposizione di tutti coloro che ne abbiano bisogno, però certo la partecipazione attiva del cittadino, della potenziale vittima, è uno strumento straordinariamente importante, quantomeno in termini preventivi. Poi se dovesse accadere l'irreparabile, ovviamente ci sarà la fase repressiva che spetta solo. Però bisogna dire che insomma c'è stato anche a qualche caso in cui insomma si vede che queste campagne iniziano a fare effetto, perché c'è qualche meno giovane, diciamo qualche anziano, che insomma ha iniziato a difendersi, ha tanato, ha scoperto un po' i truffatori e è riuscito ad allontanarli, quindi insomma. Infatti questo è proprio il dato che ci conforta e che ci suggerisce di proseguire su questa strada, perché è vero che il fenomeno delle truffe è purtroppo in ascesa, soprattutto su campo nazionale, ed è in ascesa anche nella provincia di Cremona. Però se si analizza meglio il dato si verifica come in realtà aumentano parecchio i tentativi di truffa piuttosto che le truffe consumate, e questo è un dato che ci conforta, anche perché questo risultato è immediatamente successivo alle campagne di comunicazione. I certo, tentativi di truffa nella truffa non sono altro che azioni attive da parte della vittima che ha evitato. Un'altra anticipazione di queste clip che partiranno da domani sulla nostra emittente, un'altra situazione tipo, ed è quella che ci porta al visitatore, qualcuno che arriva alla porta dell'anziano, suona. Ecco, come bisogna comportarsi in quel momento? Vediamo. Quand i ve suona la porta, domande sempre chi l'è. E se i ve dis che i è venit a leggere il conteur, credighe mia, domandeghe il tesserin dell'azienda elettrica o del gas. Quando suonano alla porta dicendo di essere venuti per leggere i contatori o riscuotere le bollette, diffidate sempre. Chiedete che vi venga mostrato il tesserino di riconoscimento. Aiutateci ad aiutarvi. Campagna di promozione per la sicurezza dei soggetti deboli della Polizia di Stato, Questura di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Allora, eccola qua, il simbolo della Polizia di Stato, tanto apprezzato da tutti. A proposito di simboli, io non posso così esimermi dal notare come forse per la prima volta, forse non lo è la prima volta, ma una delle prime volte, su questo volantino viene riportato il numero d'emergenza 112. Certo. E non più il 113. Certo, perché dottor Leonardo, capo di gabinetto. Questa è un'evoluzione del sistema di controllo del territorio, dell'assistenza ai cittadini, per cui tutte le chiamate adesso vengono indirizzate al numero unico di emergenza, il 112 in UE appunto, il quale poi filtra e smista le chiamate a ciascuna sala operativa competente per territorio e per materia. Ecco, quindi 112, il 113 continua a funzionare. Ovviamente le chiamate verranno indirizzate sempre alla medesima sala operativa. Ok, perfetto, insomma, e questo è da sottolineare, perché insomma anche l'Italia, così come voluto dall'Unione Europea, appunto aderisce ufficialmente e definitivamente a quello che è il numero di emergenza unico per tutta Europa. Questo accade già a Cremona, o meglio in Lombardia, non in tutte le zone ancora così, diciamo. No. In tutte le zone, certo. Diciamo che la Lombardia ha attivato una gestione
un po' diversa rispetto alle altre zone d'Italia, ma anche tutte le altre regioni si stanno poi naturalmente uniformando. Allora, ci sono, dottor Bonaccorso, altre situazioni. Abbiamo visto adesso chi, quando suonano alla porta, accertarsi naturalmente dell'identità di chi suona. Abbiamo detto, attenzione, che spesso questi truffatori agiscono in due. Poi ci sono altre situazioni tipo, quali possiamo ricordare? Beh, le situazioni tipo sono veramente davvero numerosissime e talvolta sono assolutamente paradossali, come ad esempio la presenza di radioattività all'interno dell'abitazione che determina la necessità di liberarla al più presto. Sono una fantasia incredibile. Sono assolutamente paradossali e questo ci fa comprendere come sia necessaria un'attività di informazione, perché cadere in tranelli che sembrano così banali evidentemente testimonia una mancanza di informazione. Gli episodi purtroppo variano nel tempo e questo impone un'attività di aggiornamento. Infatti non a caso i nostri incontri sono poi modulati rispetto agli episodi che più di frequente si sono verificati nel recente passato e appunto cambiano nel tempo. È una evidentemente corsa tra guardie e ladri. Eh beh, certo, è veramente una corsa che purtroppo non finisce mai. Le tante situazioni che vengono ricordate, vabbè, una consiglio base è portatevi pochi soldi. In dialetto farebbe purteve mia dre tanti soldi. No, scusate, io farò quel cremonese. Lei, dottor Bonaccorso, forse anche meno. Sì. No, il dialetto lo lasciamo perdere. Lasciamo perdere, quella è stata la parte più complessa dell'iniziativa. Piuttosto il consiglio forse più importante che bisogna dare a tutti, assolutamente verificare attraverso gli strumenti che sono a disposizione, primo fra tutti appunto il 112 come numero unico di emergenza, perché prima di aprire la porta occorre verificare la reale identità del soggetto che sta per venire in casa. Andiamo nel dettaglio, poi dobbiamo salutarci. Bertoletti, lei quale consiglio apprezza di più? Ma secondo me sono tutti validi, si rivolgono a, certo, a tante persone, quindi sicuramente sarà un servizio utilissimo questo della questura di credito. Ecco, due parole sul vostro gruppo e poi dobbiamo salutarci. Il gruppo grafici, tipografi e cartotecnici dell'Associazione Artigiani. Ecco, in particolare di cosa è un gruppo, è uno dei 20 gruppi dell'Associazione Artigiani di Cremona. Noi siamo, in provincia di Cremona ci sono circa 140 realtà, di cui la metà aderiscono a Confartigianato Cremona, e nel nostro gruppo ci sono tipografi, grafici, sono rappresentate un po' tutte le categorie, dai lavori tradizionali a quelli più moderni con l'utilizzo di strumenti di comunicazione, certo, strumenti informatici per essere sempre aggiornati. Ecco, tra l'altro Fanti, avete in programma altre iniziative sociali? Ma noi faremo sempre, speriamo di riuscire a farlo, ecco, la raccolta del materiale didattico che faremo lì a Cremona Po, che ci ha dato sempre una buona disponibilità, e raccogliamo quel materiale lì per le scuole di Cremona che in questo momento sono tutte con l'acqua alla gola, come tutti i settori, e in particolare le scuole. Ecco per chiudere, a proposito del centro commerciale Cremona Po, ma questi video gireranno anche su maxi schermi in vari posti, dicevamo prima, per esempio nei centri commerciali? Assolutamente, noi cercheremo di sfruttare i tanti amici delle forze di polizia, non solo della Polizia di Stato, che a Cremona per fortuna della comunità ci sono, e quindi chiederemo a tutti coloro che gestiscono dei luoghi che sono luoghi tradizionali di incontro soprattutto degli anziani, perché no, i centri commerciali, ma perché no anche gli ospedali e quant'altro, certo, di darci una mano a diffondere la clip. Un'ultima cosa, se mi è consentito, ovviamente va ricordato anche il comune di Cremona e la polizia locale, che sono un organismo importantissimo che ci affianca in questo progetto con un supporto tecnico assolutamente valido. E allora aiutateci ad aiutarvi, campagna che appunto parte di fatto oggi, partirà domani anche sui nostri schermi, e per ricordare che occorre essere pronti per difendersi nei confronti dei truffatori. E allora grazie alla questore di Cremona, Gaetano Bonaccorso, grazie al capo di gabinetto Angelo Lunardo, e grazie anche ad Alceste Bartoletti e Palmiro Fanti, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo grafici, tipografi e cartotecnici dell'Associazione Artigiani. Complimenti, grazie. Grazie a voi, Eisele. Ci vediamo tra poco.
12.48 di nuovo in diretta in quest'ultimo giorno di novembre 2016. Adesso parliamo di una fondazione, si chiama Mission Bambini, ne avevamo già parlato qualche mese fa, una fondazione impegnata in particolar modo a sostenere gli interventi chirurgici ai bambini cardiopatici. Per parlarne ospitiamo la coordinatrice cremonese Nicoletta Mazzoni. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie a voi. Allora, la fondazione Mission Bambini, intanto torniamo, ricordiamo un po' quello che è il vostro obiettivo, un obiettivo che ha un nome, no? Il progetto Cuore di Bimbi. Sì. Allora, Cuore di Bimbi dal 2005 è riuscito a far operare 1500 bambini, più di 1500 bambini, e a sostenere anche circa 12.000 altre visite e salvare altri bambini con altri medicinali, altre soluzioni. E chi necessita invece di un'operazione chirurgica, cerchiamo di sostenere il costo sia per la famiglia, il costo proprio dell'operazione. Quindi per noi Cuore di Bimbi significa raccogliere fondi proprio per sostenere questi costi. E il prossimo progetto 2017 è per 131 bambini già selezionati. In Italia e all'estero? In Italia e all'estero, oppure succede anche che qualche bambino venga portato in Italia, tipo dalla Romania viene portato in Italia. Oltretutto il nostro cardiochirurgo Stefano Marianeschi del Niguarda di Milano è già un nostro volontario e si occupa anche delle operazioni stesse o di formare in questi paesi del personale che possa gestire le operazioni, le cure e il sostegno anche per le famiglie stesse e per il bambino stesso. E allora, vogliamo ricordare che nel prossimo weekend, sì, il 3 e 4 dicembre, sì, ci sarà un appuntamento per sostenere la Fondazione Mission Bambino, un appuntamento intitolato Soffice Cuore, cioè attraverso l'acquisto di un piccolo panettone appunto si potrà sostenere questa operazione di salvataggio di tanti bambini cardiopatici. Sì, così. Ecco, questa è la locandina. Questa è la locandina. Sì, le piazze del cuore, 3 e 4 dicembre a Cremona, esattamente sarete? Allora, a Cremona siamo al Little Mark di Via Dante, che gentilmente ci ha ospitato, proprio perché magari all'interno di questo ipermercato avevamo la possibilità di mettere questi piccoli gadget, e già Italmark aveva collaborato con i suoi bambini l'anno scorso facendo una promozione con punti e convertiti in denaro per i suoi bambini, ecco. Quindi all'Italmark di Via Dante? Di Via Dante a Cremona, sì. A Cremona. Poi sul sito trovate tutte le piazze a livello nazionale dove ci sono appunto questi banchetti di i suoi bambini con i gadget. Chi vuole fare offerte, benvenga, volontari. Dicevamo che il dottor Stefano Marianeschi è il medico cardiochirurgo, peraltro dell'ospedale Niguarda di Milano, responsabile della cardiochirurgia pediatrica, sì, che appunto collabora con voi. Sì, lui è stato già volontario dal 2010 e adesso si occupa di formazione appunto di medici in questi paesi. E ha ricevuto un premio come io sono una buona persona, una persona buona. E appunto era istituito questo nuovo premio e è stato ospite su Rai 1 appunto per ricevere questo premio della bontà. Ecco. Eh sì, anche perché grazie ai suoi interventi insomma, sono stati salvati, sì, centinaia di bambini cardiopatici, sì, appunto in tutto il mondo. Mission Bambini, dicevamo, è nata nel 2005, quindi. Sì, è fondata dall'ingegner Goffredo Modena e appunto questo video che sta passando, ci sono varie forme, ecco, dal Piazza del Cuore, come dicevamo adesso, fino ad occuparsi di scuola. Infatti, questo è un altro progetto, sì, tra l'altro, di cui volevamo parlarvi, sì, perché è un progetto insieme anche alla Fondazione Marcegaglia, sì, e appunto Fondazione Mission Bambini, un progetto che di fatto ha consentito, come dire, la ristrutturazione di aule scolastiche. Sì, c'è stato nel progetto di Mission Bambini che si chiamava Ripuliamo le scuole, Fondazione Marcegaglia in collaborazione ha istituito il bando A Scuola per un Giorno. E tra 40 proposte sono state selezionate 7 scuole, avevano un buon progetto e finalmente sono riuscita a vedere realizzato a Casalmaggiore, l'Istituto Diotti. Sì. È stato
diciamo, ristrutturato, tipo verniciature, abbiamo anche delle biancature, foto, sì, ci sono i volontari che si sono adoperati, genitori, operai di Marcegaglia, ci sono un sacco di persone che si sono dedicate e appunto di questi 40 selezionati 7 e, per dimostrare anche che ci vuole insomma la riappropriazione della scuola, ecco, come bene comune, come, ecco, questa è una foto di mamme e bambini di quest'estate, perché c'era un termine per realizzare poi il progetto prima che la scuola riaprisse. Eh beh, certo. E Fondazione Marcegaglia e Mission Bambini hanno donato 6.000 euro, quindi tapparelle bucate, sostituite, bagni ristrutturati, hanno creato nuove stanze, biblioteca, sono stati fatti veramente dei grandi lavori, ecco. E poi Marcegaglia ci ha ospitato con i bambini. Adesso dovremo vedere, sì, tra l'altro, altre foto, quindi ecco qua. Sì, queste sono tutte quelle di com'era e di come è diventata, era tutta grigia, sporca e cambiata. E questa tapparelle. In particolare è quale scuola? La Diotti di Casalmaggiore, questa. La Diotti, sì, complessivo Diotti. Ok, quindi Scuola per un giorno, che appunto finanzia interventi di manutenzione ordinaria in 7 scuole pubbliche del nord e il centro Italia. I progetti, sì, vincitori sono stati scelti tra più di 40 proposte arrivate, sì, dai dipendenti delle sedi Marcegaglia in tutta Italia. Ecco, questo è quando i bambini, finito tutto, mi hanno ospitato e poi ci hanno fatto dei regali, insomma. Ecco, questa è un'altra scuola invece. Uh-huh. Questa a Cremona, una scuola per l'infanzia della zona Via Giuseppina, adesso non ricordo bene perché è l'ultima che hanno fatto. E anche questa invece i volontari di Mission Bambini e i miei volontari, e la pittura è stata donata alla scuola da un'azienda, ecco, questi sono i, beh, insomma, i complimenti, ragazzi, perché sì, sicuramente, diciamo, sono iniziative estremamente, sì, sì, pratiche, sì, e poi apprezzate da bambini e genitori, sì, molto, perché molto. Sono concrete e vanno magari anche a sostenere un po' alcuni aspetti che purtroppo anche per le finanze sempre più ristrette, insomma, vengono magari un po' molto tralasciati, molto, no? È così. Allora, Nicoletta Mazzoni, Fondazione Mission Bambini, sì, complimenti. Vi ricordo, sabato e domenica la possibilità di acquistare un piccolo dolce, un piccolo panettone, sì, proprio per sostenere questa iniziativa. Grazie. Cerco sempre volontari, chi volesse. Ecco, questo è importante. È importante perché sono un po' aumentati, ma su Cremona spero di averne altri. Allora, per, ecco, diventare volontari di Mission Bambini... Sul sito, oppure mi possono contattare. Quindi tramite Facebook, social, sì. Ok. www.missionbambini.it. Benissimo. Grazie, restate grazie con noi. Grazie a voi di nuovo. Sono le 13, di nuovo con altri ospiti qui nel nostro studio per presentarvi un doppio appuntamento annunciato per domani e per venerdì. Al centro dell'attenzione i giovani e il mondo del lavoro. Infatti domani e venerdì all'auditorium della Camera di Commercio la seconda edizione del convegno Young Context. Il tema quest'anno sarà tra relazionale e virtuale, come affrontano i giovani il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Un appuntamento organizzato dalla Informa Giovani, quindi dal Comune di Cremona, dall'azienda sociosanitaria territoriale e dall'Agenzia di Tutela della Salute, in collaborazione con la Prefettura e con il contributo di Rotary Club Cremona. Allora, noi per presentare questi 2 giorni dedicata appunto al rapporto tra giovani e mondo del lavoro abbiamo chiamato Carmen Russo, che è appunto la responsabile del servizio Informa Giovani della Comune di Cremona, e poi abbiamo Fabio Sartori, Santini. Chiedo scusa, Fabio Santini, appunto dell'azienda sociosanitaria territoriale che organizza insieme al Comune questo appuntamento. Ecco, Russo, perché l'esigenza di approfondire un tema così complesso come quello che è il rapporto tra giovani e mondo del lavoro? Beh, perché il tema è assolutamente di qualità, stiamo vivendo, ma ormai non è più un segreto, anzi lo diciamo un po' in tutte le salse, un momento socio-economico molto particolare dove i giovani devono essere i protagonisti. Se il nostro territorio non impara a investire sui giovani in maniera competente, se non impara a utilizzarli come energia, difficilmente il territorio e il nostro sistema economico potrà sostenersi e crescere. E questa è l'attenzione che noi come Comune di Cremona, come Informa
giovani, ma come territorio e comunità educante diamo a questa tematica. Ecco, Santini, a chi è dedicato in particolare questi due giorni? Questi due giorni è dedicato agli insegnanti, a tutti gli operatori del settore pubblico e privato che si occupano di giovani e di adolescenti. Quindi sarà utile per mettere in evidenza quelle che attualmente possono essere ancora come dire, dei passaggi critici? Sì, è un'età particolare dove comunque il discorso del vivere virtuale a prescindere ha modificato tutti i comportamenti sia degli adulti ma anche degli adolescenti, perché la tecnologia e il web ha modificato un po' tutte le parti relazionali, anche quelle creative. Lo sviluppo del sé, l'adolescente ormai lo affronta nello stesso modo di 10 anni fa, però in contesti probabilmente diversi. Nella rete, probabilmente chiuso nella sua camera, solo, ma in contatto con tutto il mondo. E quindi diciamo, questo vivere virtuale che in qualche modo va approfondito, anche perché insomma, ci sono sempre più spesso aspetti sociali che vanno poi al di là e che sfiorano anche in qualche caso le patologie, no? Quindi il fenomeno dei NEET, che sono appunto i ragazzi che non studiano e non lavorano, un fenomeno che almeno in parte poi si è ulteriormente evoluto, leggevo, è conosciuto in Giappone già dagli anni '80, pare che lì si chiami Ikikomori, ed è così? E quindi insomma è un fenomeno questo particolarmente insidioso. Sì, è un fenomeno sul quale c'è anche parecchia letteratura e parecchio studio. È proprio di questi ultimi, diciamo, 3 anni l'attenzione su questa tipologia di giovani, che sono quelli che non studiano e che non lavorano, come giustamente diceva lei, ma sono anche giovani che in parte non sentono l'esigenza di inserirsi precocemente nel mondo del lavoro, che aspettano l'occasione giusta. Quindi all'interno dei NEET abbiamo un panorama molto vario. Certo. C'è da dire che ci sono poi dei target particolari, per esempio nei NEET abbiamo anche le giovani donne che sono giovani mamme, e quindi la percentuale di NEET che viene proposta per il nostro paese, che si colloca tra quelli più critici, prevede anche questo tipo di generazione, considerando che le nostre mamme, le nostre giovani mamme sono molto portate a concentrarsi sul ruolo di mamma rispetto ad altre culture dove il ruolo di madre viene vissuto in maniera diversa. Lo sappiamo quanto è il ruolo di mamma, così. Insomma. Per cui questi dati vanno anche vanno anche letti. Sta di fatto che comunque è un fenomeno per noi critico che dobbiamo assolutamente tenere monitorato, ma soprattutto analizzare e affrontare con azioni concrete. Anche perché in parte questo fenomeno appunto sarebbe dovuto alla pressione della società che chiede una competizione continua alla quale il giovane appunto risponde negandosi, rintanandosi nella sua camera. Quindi vuol dire c'è anche poi un aspetto, come dire, sociosanitario. Sociosanitario, esatto, e quindi anche i servizi devono rendersi conto che l'adolescente del nativo digitale sicuramente ha dei luoghi di incontro diversi rispetto a quelli dell'adolescente degli anni 90 e degli anni 80. La strada non è più il principale luogo di incontro, ma invece è la rete e i social. A proposito della società che insomma preme, in qualche modo opprime i giovani, tanto da farli poi rinchiudere nella loro camera. Si parla sempre più spesso delle numerose competenze che questi giovani devono avere, che sono sempre più diversificate. Una volta uno sapeva fare una cosa, la faceva per 35 anni, stava a lavorare in un posto per 35 anni e poi si occupava di altro, di poesia. Invece adesso no, uno deve continuamente occuparsi di mille cose, bisogna avere mille competenze. Quindi il mondo si divide tra hard skill e soft skill, quindi uno sì, deve saper fare quella cosa lì, ma in realtà deve poi saper fare altre 10 cose che fanno da contorno, e quindi insomma, come si dice, è un mondo difficile, è così, Russo? Sì, assolutamente così. Oggi viene data molta importanza, anzi vengono estremamente valorizzate e richieste dalle aziende quelle che sono appunto le soft skill, per dirlo in italiano le cosiddette competenze trasversali. Attenzione che la competenza tecnica è sicuramente una competenza richiesta, ma è una competenza che può essere tra virgolette acquisita con la formazione. Quello su cui noi dobbiamo puntare l'attenzione, quando dico noi parlo dell'intera comunità educante,
rete, partendo dai genitori per arrivare alla scuola e a tutto il mondo che in qualche modo agisce intorno al ragazzo, è quello di sollecitarli, stimolarli, aiutarli a riconoscere, ad allenare, a sviluppare le competenze trasversali, che sono quelle che proprio il mondo del lavoro va cercando, cioè le tue risorse personali che non puoi costruirti in un lasso breve di tempo, ma devi cominciare a riconoscere, ad allenare fin dalla prima infanzia. E certo, quindi appunto al di là delle competenze base, risultano, come dire, premianti alcune qualità e alcune attitudini personali che magari una volta si diceva di mettere da parte, invece adesso i giovani vengono invitati a metterli insieme tutto quanto, quindi grande importanza alla curiosità che il giovane può avere nei confronti di vari ambiti, quindi un uso curioso e magari semiprofessionale di strumenti di comunicazione, per esempio, poi l'autoformazione continua, perché se uno da solo è curioso, poi vuole imparare cose nuove e quindi è una macchina virtuale che non si ferma. In questo senso, molto importante, per esempio, fra le competenze trasversali, la capacità di apprendere, quindi la capacità di essere sempre nella possibilità di imparare nuove situazioni, nuove cose, nuovi strumenti, quindi imparare ad imparare. Ecco, tra l'altro proprio domani mattina si parlerà in particolare di soft skills, quindi come coltivarle nella vita e nella scuola e come spenderle nella vita e nel lavoro. Tra l'altro anche queste appunto competenze trasversali stanno cambiando. Lei è una ricerca in particolare, sì, un po' curiosa, no? Cioè, sì. Quali sono adesso le competenze trasversali, queste soft skills? Io le ho portato il documento del World Economics Forum, che dice che nel 2015 tra le prime tre competenze trasversali più richieste dal mondo del lavoro ci sono il problem solving. Quindi bisogna, insomma, sapere affrontare le situazioni, okay, difficili e risolverle. La capacità di lavorare in gruppo e di coordinare gruppi, e il people management, appunto. Quindi la gestione del personale, quindi la capacità di lavorare in rete, non solo fisicamente, ma qui veniamo all'attenzione posta sulla seconda giornata, anche virtualmente. Oggi le aziende hanno più sedi che parlano linguaggi diversi e che per rimanere in comunicazione devono farlo attraverso sistemi di comunicazione virtuale. Quindi anche l'essere in grado di gestire riunioni a distanza sono tutte competenze che tu ti puoi allenare e coltivare già partendo dalla prima infanzia. E allora, quest'anno al numero uno abbiamo detto le problem solving, coordinamento, la capacità di lavorare in coordinamento, in gruppo, e la capacità di gestire il personale. Si prevede che fra 5 anni cambieranno. Fra 5 anni cambieranno, perché il mondo, chiaramente, soprattutto il mondo del lavoro, è in grandissima evoluzione. E come cambieranno? Rimane sicuramente il problem solving al primo posto. Poi abbiamo il pensiero critico, quindi la capacità di attivare un pensiero critico anche sul proprio operato, certo, e questo è veramente importante, ma il colpo di scena è che quello che oggi è al decimo posto, nel 2020 passerà al terzo posto, che è la creatività. Quindi immaginate come questa competenza, che magari rischiamo di considerare residuale, sarà uno degli elementi vincenti nel mondo del lavoro del 2020. E quindi da una parte la competenza tecnico-scientifica, che ci consente poi anche di gestire bene tutti gli apparati digitali che ci circondano, ma dall'altra grande importanza anche alla creatività, quindi veramente un insieme, dire, quasi mostruoso. E questo ci fa dire come sia importante la persona nel mondo del lavoro piuttosto che il ruolo che riveste. Quindi l'investimento su se stesso e quindi la capacità anche di stimolare altre esperienze oltre a quella formativa, certo, che è chiaramente importantissima, è fondamentale. E questo è un appello che lanciamo ai genitori. E tra l'altro di creatività si parlerà nella seconda giornata. Sì, anche della seconda giornata. Io coordino un gruppo di peer, quindi anche di educazione tra pari. Questi ragazzi vengono utilizzati nelle chat, praticamente è un servizio che verrà attivato sicuramente nella prima settimana di gennaio del 2017, dove questi ragazzi entreranno in chat 2 volte alla settimana, il lunedì dopo il weekend e il venerdì prima del weekend, su una relazione d'ascolto, non più una relazione di counseling verticale, quindi operatore
e ragazzo utente come utente, ma invece tra ragazzo e ragazzo. Uno spazio d'ascolto libero dove i ragazzi si possono confrontare con altri ragazzi e in allora, supervisione con degli operatori. Grazie a Fabio Santini dell'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, grazie a Carmen Russo dell'Informagione di Cremona. Domani e venerdì appuntamento con gli Angolo Context alla Sala Borsa della Camera di Commercio di Cremona. Grazie, ci vediamo domani. Allora. Grazie a voi. Cristina. Grazie Giovanni, allora mancano ancora pochi giorni a Santa Lucia, qualche giorno in più forse al Natale, ed è proprio per quello che Santa Lucia e Babbo Natale sono già pronti a girare nel nostro territorio e combinazione l'8 dicembre passeranno da Isola Dovarese. Allora ne parliamo con Melissa Fontana che fa parte della Proloco di Isola Dovarese che organizza proprio per l'8 dicembre questo bellissimo villaggio di Babbo Natale. Benvenuta. Grazie, grazie. Allora, un pomeriggio molto intenso per coinvolgere i bambini delle città, dei paesi limitrofi e per invitarli a venire a trovare Babbo Natale o Santa Lucia, no? Esatto, abbiamo anche quest'anno il nostro villaggio che è allestito in questo cortile incantato con elfi, folletti, le case dei folletti che già dormono nei loro lettini. C'è tutto un allestimento che dura varie settimane e che ci coinvolge anche tanto noi. Vediamo la locandina con tutti gli appuntamenti e il programma. Coinvolge noi stessi volontari che diventiamo a nostra volta elfi e folletti e partecipiamo appunto alla realizzazione di questo cortile magico in cui poi arriverà appunto Babbo Natale circondato da questa ambientazione con le casine degli elfi. Durante il pomeriggio accadranno varie cose. Alle 14.30 apriranno i mercatini. Quest'anno i mercatini sono veramente incrementati. Sono molto felice perché ci sono... Intanto vediamo qualche foto della scorsa edizione, ma continua pure. Ci saranno più di 50 hobbisti che appunto esporranno sia sotto i portici che lungo la parte di via Garibaldi che porta al villaggio che anche sulla stessa piazza. Quindi anche per gli adulti ci sarà molto da fare, molto da divertirsi. Alle 14.30 appunto apriranno i mercatini, ma inizieranno i zampognari che abbiamo visto poco fa in fotografia. A suonare i nostri zampognari e ci sarà anche Fanfarone Natalizio, che è un personaggio noto a Isola perché lo conosciamo come cantastorie solitamente nel nostro carnevale del quinto quarto. Che sarà appunto a febbraio e a Natale si trasforma e diventa fanfarone natalizio con un organetto natalizio, musiche natalizie, quindi tutto va, concorre a realizzare questa atmosfera veramente magica. E poi Babbo Natale che leggerà le lettere dei bambini. Il nostro Babbo Natale. Eccolo qua, vero? No, lui è Fanfarone. Lui è Fanfarone, lui è Fanfarone. Sì, Fanfarone, esatto. Intendevo. Babbo Natale è sempre lo stesso, è un bravissimo Babbo Natale che accoglie tutti i bambini, c'è anche la neve sopra di lui, quindi è un momento veramente magico per ogni bambino e anche molti adulti vanno a sedersi sulle ginocchia di Babbo Natale a chiedere qualcosa. E Babbo Natale appunto accoglie i bambini che hanno già ricevuto una letterina già da qualche settimana, quindi hanno avuto modo di preparare tutte le loro richieste e che non aspettano credo altro che l'8 per venire appunto a presentare queste richieste. E speriamo che Babbo Natale riesca ad esaudirle tutte, come sempre, come tradizione. Spero proprio di sì. E poi ci arriva anche Santa Lucia. Sì, giocheremo un po' in piazza aspettandola, quindi ci sarà modo di divertirsi, dopodiché alle 5 arriverà Santa Lucia. Ecco, intanto Babbo Natale l'abbiamo appena intravisto, poi ecco. Appunto dicevo Santa Lucia. Santa Lucia che attraverserà la piazza su un suo carretto trainato dall'asinello. I bambini a debita distanza potranno avvicinarsi, ma non troppo, a Santa Lucia, riceveranno un po' di caramelle. Dopodiché ci sarà un momento finale di accensione dell'albero e di accensione in realtà della piazza, perché credo che la nostra compagnia teatrale improvvisa ci riserverà delle sorprese di fuoco, come al suo solito. E quindi ci sarà un momento di spettacolo e di festa finale quando farà buio, ecco, in modo che i fuochi... Senti, Isola Dovarese che si conferma sempre comunque un luogo magico, sì. Un po' dai momenti del palio che si svolge a settembre, esatto. Un po' in questo momento e poi come dicevi tu anche per il carnevale, perché c'è veramente una grandissima attività. C'è una grande attività e la scelta è sempre quella di avere queste feste molto, molto caratteristiche e anche molto caratterizzate dal tema, quindi anche questo Natale che è sempre magico e non dico che è un palio invernale, però è un momento appunto di magia che
l'ambiente di Isola d'Ovarese aiuta a rendere così magico. Ci sono tutti gli addobbi natalizi, lo dicevamo, ma ci sono anche tanti volontari come te che lavorano a preparare, esatto, con l'obiettivo di preparare tutto al meglio. In quanti siete? In vari momenti dell'anno arriviamo al centinaio, dipende proprio dal momento. Dal tipo di paglia è il momento di massimo sforzo. E lì veramente sono mesi e mesi di lavoro, di impegno, ma anche di entusiasmo, ci divertiamo in vari modi e quindi è molto bello, è impegnativo ma è molto bello. E poi c'è anche tutta una logistica, perché anche per accogliere le macchine, i parcheggi, sì, fare in modo che tutti possano entrare. Siamo una specie di macchina da guerra. Poi questa capacità di far entrare il pubblico dalle varie aree, no? Dalle, sì, varie zone, dalle varie vie, sì, di accesso al paese. Poi spesso il pubblico ci sorprende lui stesso partecipando più di quanto noi possiamo immaginare. Anche il villaggio di Babbo Natale di anno in anno sta crescendo e quindi noi siamo sempre più stupiti e felici che le persone apprezzino il ovviamente nostro modo. Ovviamente sono soprattutto bambini, ma non solo. No, 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 nel senso che il villaggio di Babbo Natale piace anche agli adulti, soprattutto anche per questa cosa dei mercatini di Natale con gli hobbisti che rendono, come si può dire, interessante anche dal punto di vista dello shopping la presenza al villaggio. Allora, hobbisti, abbiamo visto qualche foto, che cosa in particolare, quali chicche ci riserveranno quest'anno? Quali chicche ci riserveranno quest'anno? Ma si potranno trovare regalini, regalini piccole sicuramente. Cose? Ho intravisto qualcosa, si passa dalla bigiotteria, cose realizzate a mano. Le stesse foto che stiamo vedendo sono di una nostra hobbista che tutti gli anni viene, Paola, la ringrazio perché ci fa sempre delle foto bellissime del villaggio e quindi ne approfitto per ringraziare di questi album fotografici che ogni anno fa e lei è una delle nostre hobbiste. Che quindi restano comunque come testimonianza di quello, esatto, che è proprio esatto, la manifestazione. Senti, una manifestazione che va avanti da tanti anni ma che mi dicevi che si è proprio ingrandita anno dopo anno. Sì, abbiamo aggiunto pezzo per volta parti di questo cortile finché abbiamo capito che la cosa che serviva tutto. Esatto, bisognava passare allo step successivo e quindi abbiamo dato il nome proprio del villaggio di Babbo Natale, abbiamo aggiunto la neve, abbiamo aggiunto tutto quanto e quindi adesso è arrivata un po' a questa forma che a noi sinceramente piace. Per tutte le informazioni c'è comunque il sito internet della Proloco, www.proloco-isola.org, oppure c'è anche una pagina Facebook. Se abbiamo la pagina Facebook della Proloco che quella del Paglio, che comunque amplifica durante l'anno gli eventi della Proloco. Allo stesso modo c'è un sito della Proloco e un sito del Paglio dedicato, quindi diciamo, e anche Instagram ha due profili dedicati, quindi potete seguirci da un lato e dall'altro e trovate tutto. Insomma, comunque Isola a questo punto si conferma sempre un paese attivissimo dal, sì, punto di vista proprio spettacolare in questo senso. E quindi il villaggio di Babbo Natale l'8 dicembre a partire dalle 14:30, ma ci sarà anche la possibilità magari di rifocillarsi, qualcosa, sì, da mangiare. Sì, ci sono i ristoratori di Isola che potranno darvi qualcosa da mangiare, sia che vogliate mangiare qualcosa di più impegnativo, un primo, sia che vogliate qualcosa di più semplice. Quindi allora, ripetiamo però gli orari. In che orario si trova Babbo Natale e in che orario arriva Santa Lucia? Perché forse quella, okay, è la cosa che interessa di più ai nostri bambini. Babbo Natale, dalle 15, perché alle 14:30 aprono i mercatini, ma Babbo Natale si manifesta alle 15 e Santa Lucia alle 17. Alle 17 arriva Santa Lucia con il suo asinello, ovviamente con il volto nascosto da un velo, certo, nascostissima, non perché si può i bambini vedere, non devono guardarla, come vuole la tradizione cremonese, ma non solo. Ecco Giovanni. Eccoci. Cosa ti porta Santa Lucia? Qualcosa di digitale, mi verrebbe da dire. Magari. No, stavo invece riflettendo sul fatto che appunto sui vari social sempre più spesso si trovano persone che vengono prese dall'ansia durante il periodo di Natale, non so se capita di leggere anche voi, quindi volevo un attimo consolarle e pensare anche a questi, no? Perché noi presentiamo sempre il Natale come quello che è in effetti un momento di festa e di l'ansia da regalo, sì, no, l'ansia da regalo, poi insomma tutta questa agitazione, tutta questa voglio dire allestimenti eccetera, e quell'allestimento un po' di ansia, un po' di ansia, mette, un po' di ansia. Bisogna dire, per fortuna che noi abbiamo Piero Brazzali che ci aiuta in tutto, prepara il nostro studio, perché mi ci vedi a decorare l'albero, no dai.
Beh, insomma, con una non so se arriverai poi scala in cima. Adeguata. Lo sapevo. Insomma, take it easy, godiamocela questa cosa, a cominciare anche dagli appuntamenti che vi abbiamo raccontato con il villaggio di Babbo Natale, di Isola Dovarese. Grazie a Melissa Fontana. E noi ci dobbiamo salutare, tu domani non sarai qui in studio con me, vero? Dove mi cacci? No, pare che tu abbia un impegno. Sì, beh, parleremo appunto. Insomma, del convegno che abbiamo presentato poco fa, che domani vedremo di raccontarvi anche in diretta durante la nostra trasmissione. E la punizione dopo che hai fatto la battuta sulla scala. No. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, appuntamento a domani, qui a ore 12, sempre con nostra compagnia. Arrivederci.